Maltempo, torna la paura, strade franate, allagamenti, fiumi straripati. Questo è il bilancio di due giornate di pioggia. Danni maggiori in Valdarda. Bar, 4 lavoratori in nero, controllati 7 pubblici esercizi di Piacenza, 6.000 euro di sanzioni da parte del personale ispettivo della Direzione Territoriale del Lavoro, 4 persone non erano in regola. Ponte dell'Oglio e Bigolzone insieme, la Giunta regionale ha approvato un altro progetto di legge di fusione, referendum consultivo tra i residenti interessati che potranno scegliere anche il nome del nuovo comune unico. Via Crucis, Nuzzi, mercoledì a Piacenza, alle 21 all'auditorium della Fondazione il giornalista e scrittore presenterà il libro che mette in imbarazzo il Vaticano, con i documenti segreti sui conti della Santa Sede. Lega Pro sempre più vicina, dopo la vittoria sul Sondrio manca poco alla matematica certezza della promozione per il Piacenza, mercoledì sera derby con il Fiorenzuola.